Se io fossi una donna in questo paese, sarei incazzata nera. Se io fossi una donna, ma non lo sono, non accetterei di essere trattata in questo modo ancora oggi, alle soglie del 2023. La goccia che ha fatto traboccare il mio vaso, io, che donna non sono, è stato questo cartello. Questo cartello, affisso nel parcheggio di un centro commerciale, mi ha fatto imbestialire, e lo ha fatto a me, che donna non sono. Posto auto riservato alle donne, come se fossero una categoria protetta, come se fossero disabili, la cui condizione le pone su di un piano diverso degli abili, per cui ci si adopera nell'agevolare la loro disabilità. Perché qui non stiamo leggendo che il posto auto è riservato alle donne incinte. In quel caso è solo un segno di civiltà, come quando ti trovi sopra un mezzo pubblico e per educazione e per senso civico fai sedere al tuo posto una persona anziana oppure una donna incinta. Cosa assolutamente giusta e normale. Qui si tratta del genere femminile nella sua totalità. Se sei donna, il tuo posto auto nel parcheggio è garantito. Ma perché? Ne vorrei sapere il motivo, giusto per comprenderne il ragionamento che credo ci sarà stato alla base e che ha condotto qualcuno a fare in modo di arrivare a tanto. La cosa davvero divertente è che questa persona, molto probabilmente, nel concepire questo progetto, si è anche sentito buono nel portarlo a compimento, si è sentito inclusivo, si è sentito moderno, si è sentito un cittadino del nuovo millennio che si è lasciato alle spalle i secoli bui dei propri avi e che finalmente si è liberato di tutti i pregiudizi e i preconcetti di un tempo che non esiste più. In realtà, quel cartello è proprio l'opposto. Se io fossi una donna, non lo accetterei. Quel cartello mi sta dicendo, a me donna, che essendo inetta, incapace, imbecille e via dicendo, mi si riserva un certo numero di posteggi facilitati, così da rendermi la vita leggermente più agevole, visto e considerato che sono nata sfigata. In quel cartello c'è tanto di quel maschilismo coperto dal finto buonismo che mi sembra impossibile che nessuna donna abbia mai protestato per un'iniziativa del genere. Eppure, che io sappia, e smentitemi se non è così, a me risulta il silenzio più assoluto. Mi chiedo come mai le femministe che sbraitano ad ogni occasione per difendere i diritti delle donne non dicano una sola parola su queste offese alla dignità della donna stessa. Perché nessuna donna intelligente, secondo me, che donna non sono, può non sentirsi offesa da tale trovata. Se io fossi donna in questo paese, parlerei di queste iniziative discriminatorie e farei in modo che si andasse alla radice del problema. La nostra razza è formata da due generi, uomo e donna. Ma come si chiama la nostra razza? Come è stata battezzata? Come è stata catalogata dagli scienziati? Si chiama semplicemente, e non mi stupisco di questo, Homo sapiens. Homo sapiens. Tutto parte da lì, perché la nostra razza non è stata battezzata, per esempio, Donna Sapiens? Solo un semplice caso, dite voi? Pure prima dell'Homo Sapiens sono state recensite e catalogate altre razze ritrovate sottoterra. Homo habilis, Homo erectus e Homo neanderthalensis. Ma guarda un po' che caso. Non un solo caso dove venga menzionato il genere donna come capostipite di una razza. Come se una razza fosse sempre soltanto generata da un uomo singolo. La discriminazione ha radici lontane, molto lontane. E nel nostro paese,
retto da 2000 anni da un potere occulto che si chiama Chiesa, la discriminazione della donna è la radice stessa della Genesi, e la donna nacque dalla costola di Adamo, sempre sottomessa, sempre inferiore, sempre dietro all'uomo, oppure generata dall'uomo. Anche nella religione, una religione che ha fatto come capo supremo un Dio. Ma anche qui ci sarebbe da discutere per secoli. Perché non chiamarlo Dea? Se Dio non ha sesso, come dovrebbe essere, perché dargli il genere maschile? Pensate a come tutto sarebbe stato diverso se invece che un padre la cristianità avesse avuto una madre. E lasciamo stare la figura di Maria di Nazareth, che è vista al pari di una sguattera. Zitta, muta, e vai a cucinare per tutti gli apostoli, poveraccia. Se io fossi una donna in questo paese, sarei incazzata nera. Che il giorno che mi sposo, in tante regioni ancora oggi, mi fanno le felicitazioni dicendomi auguri e figli maschi. Auguri e figli maschi. Già, perché se nasce femmina è una sciagura, una tragedia. Chissà se le donne in questo paese si renderanno mai conto che la parità dei sessi, quella tanto voluta e decantata dalle donne nel 68, potrà veramente iniziare quando le donne stesse inizieranno ad avere rispetto per se stesse. Se io fossi donna, e donna non sono, comprenderei che tutte le pubblicità rivolte alle donne sono in realtà una ragnatela che vi lega sempre più strettamente ad una condizione di schiavitù psicologica. La donna deve essere perfetta, bellissima, truccata come una diva appariscente, vestita delle migliori griffe o per meglio dire svestita. Non c'è un solo prodotto commerciale che esalti le vere qualità della donna. Non uno. La donna deve essere tutto questo che vi ho detto, ma mai intelligente, mai colta, mai cosciente, mai presente a se stessa. Ma deve sempre soltanto essere presente agli altri. Se io fossi una donna, ma donna non sono, comprenderei che tutto quello che è stato creato negli ultimi due secoli dalla cultura mondiale è finalizzato a tenere e a mantenere la condizione della donna sempre sottomessa all'uomo. Prendiamo per esempio una delle cose più innocenti del mondo, le favole per bambini. Qual è in assoluto la favola per bambini più amata al mondo? Credo che sia Cenerentola. E se la analizzo con gli occhi di una persona adulta, senza l'incanto dei bambini, che cosa ci vedo veramente? Ci vedo una stracciona, vessata dalla vita, che per raggiungere il suo sogno usa tutti i trucchi e le magie possibili. E qual è il suo sogno? Sposare una persona ricca. Questo è il messaggio subliminale che viene messo, come seme maligno, in tutte le giovani generazioni fin da bambini. Se poi vedi come si comportano i teenager, soprattutto le donne, forse questo discorso che sto facendo non è tanto campato in aria. Cercano in tutti i modi di apparire quello che non sono, con trucchi e magie, ciglia finte, labbra finte, piercing, tatuaggi, tinture, tutto ciò che le allontana dall'essere se stesse, dal pensare all'essere e non all'apparire. Ma questo parte dai primi giochi dell'infanzia che sono propinati alle bambine, la Barbie in primis, la bambolina perfetta che deve accontentare il suo Ken. Ecco, se io fossi donna, e donna non sono, cercherei di capire il perché in un centro commerciale alle soglie del 2023 qualcuno ha messo in un parcheggio squallido sopra un muro altrettanto squallido un cartello del genere.